far luce su un mondo sommerso, un mondo che vede circa 400.000 persone vittime del caporalato. Sono loro i nuovi schiavi del terzo millennio, coloro che lavorano per necessità in settori come l'agricoltura, l'edilizia e il turismo, essendo sfruttati fino all'ultimo e trattati senza dignità. Parte da Napoli e attraverserà tutto il mezzogiorno la campagna lanciata dal Movimento Cristiano Lavoratori dal titolo Alla luce del sole, che vuole, attraverso incontri e dibattiti, far parlare di un fenomeno purtroppo ancora troppo diffuso nel nostro paese. Portarlo alla luce è già un fatto importante, perché questo, per esempio, dopo 2 o 3 anni di confronti anche forti fra le organizzazioni dei lavoratori e anche quelle imprenditoriali, siamo arrivati finalmente nell'autunno scorso a una legge, ed è una legge importante. Però il passo in avanti non è solo la repressione, la legge è una legge che piuttosto dura rispetto a coloro che sgarrano, soprattutto dal loro lavoro. Noi dobbiamo però trovare il modo di collaborare con gli imprenditori. Io credo che sia la cosa più importante, perché c'è bisogno di una formazione e di una informazione, soprattutto, oltre che di una repressione se uno esagera. E la formazione e informazione sul territorio possiamo farla solo chi c'è, e ci sono le organizzazioni dei lavoratori e quella degli imprenditori. Cosa può fare il Movimento Cristiano Lavoratori a riguardo? Il Movimento Cristiano Lavoratori, che è attento ai temi del lavoro in senso generale e a un lavoro regolare, da un anno in modo particolare ha un progetto che è cofinanziato dal Ministero del Lavoro, che punta proprio alla formazione con le nostre strutture sul territorio, all'informazione, alla costituzione di punti di ritrovo. C'è un problema anche di insegnare la lingua, c'è un problema di trovare momenti, come dire, anche di qualche ora di svago. C'è tutto un progetto su cui è chiaro che i tempi sono lunghi, ma su cui bisogna iniziare. Quindi la visibilità, l'informazione e alcune strutture sul territorio. La repressione è importante, ma non basta. Noi facciamo una sensibilizzazione, stiamo facendo nei nostri uffici, nelle nostre sedi del Meridione, in tutte le regioni dove siamo presenti e anche in Sicilia vicente, per fare una prospettiva di quelli che sono i rischi e come evitare queste trappole dei caporali che promettono d'azioni corrette di quella che è la giornata lavorativa rispetto a poi al fenomeno che si rappresenta. È una questione anche culturale, perché è vero che c'è un'esigenza lavorativa, ma non a questi livelli, a un livello disumano che colpisce l'indole umana, colpisce il soggetto, colpisce quello che sono i principi della dottrina sociale della Chiesa, che noi portiamo avanti e come movimento siamo assolutamente presenti. Non possiamo permettere assolutamente che possa succedere una cosa del genere. È una cosa gravissima, che purtroppo abbiamo visto che questo fenomeno non solo dal sud è presente al sud, ma si sta portando anche nelle regioni del nord, il che non consente, non è corretto, non è corretto nel modo più assoluto poter accettare questo fenomeno. E anche da un punto di vista legislativo, ecco qui la presenza di magistrati oggi che naturalmente ci fanno assistere a questo, ci dicono la loro su come possono impedire o circoscrivere questa vicenda. Questo è il nostro messaggio, e che comunque noi da questa città, da Napoli alla Guardia di Mezzogiorno, dobbiamo dare un segnale forte, spingendo sia il legislatore a modificare quello che è la legge appena fatta ma che presenta delle sbavature, sia quello che è il fenomeno per quanto riguarda altri tipi di vicende, e cioè lo sfruttamento non solo degli immigrati ma anche delle persone italiane che purtroppo, ahimè, sono colpite da questo fenomeno gravissimo. Al dibattito hanno partecipato esponenti di tutte le istituzioni, dalle forze dell'ordine agli organismi quali l'Ispettorato al Lavoro e l'INAIL, impegnati insieme nel contrasto al caporalato, perché questa è una battaglia che può e deve essere vinta solo unendo le diverse forze sociali. Occorre parlarne sempre di più, occorre portare al centro del dibattito e dell'attenzione dell'interesse del Paese e della gente comune questo fenomeno del caporalato, il fenomeno della nuova schiavitù. È un fenomeno oramai diffusissimo, intollerabile, inaccettabile, che priva l'uomo della dignità, non solo della libertà, ma proprio della dignità. E quindi credo che attraverso iniziative come queste, di un convegno al quale partecipano grandi esperti del settore, dalle armi, dai corpi della Guardia di Finanza, i carabinieri, importanti e qualificati magistrati, esperti, possano nascere nuovi stimoli, nuove idee e nuovi pareri che devono sostenere un intervento legislativo che punti a difendere e a tutelare maggiormente il fenomeno.
Io credo che bisogna soprattutto far squadra con tutte le istituzioni. Sono diversi anni che noi cerchiamo, ognuno per la propria competenza, di poter interagire e bloccare alla base. Io faccio l'esempio dell'INAIL. L'INAIL può intervenire nella prevenzione, no? Nel garantire la cultura, la salute e sicurezza, aiutare come stiamo aiutando le imprese a investire nella sicurezza. Sappiamo che chi sfrutta il lavoro nero spesso e volentieri non agisce in termini di sicurezza, non investe in sicurezza, e quindi cerchiamo di aiutare le imprese sane proprio nell'investimento anche dal punto di vista economico. E poi collaboriamo con le istituzioni e le associazioni di categoria, i datori di lavoro, proprio per formare chi? Sicuramente la massa lavoratrice più debole, quella che ha problemi da un punto di vista economico o mancanza di permessi di soggiorno, quindi più facilmente arruolabili dalle organizzazioni criminali per l'assunzione in nero, attraverso una formazione, attraverso un modo o qualsiasi modo, anche attraverso imparare l'italiano, che anche la lingua è un elemento fondamentale, far capire quindi il concetto della sicurezza e rispetto alla sicurezza, quindi far rientrare nel rispetto della legalità, dare una formazione a come funzionano i contratti collettivi in Italia e quali sono i diritti dei lavoratori.